L'Ara Pacis Augustae, uno dei monumenti più significativi dell'ideologia augustea e della nuova etas inaugurata dal Princeps, fu fatta costruire su disposizione del Senato nel 13 a.C. per celebrare la grandezza di Augusto tornato dopo 3 anni da una vittoriosa spedizione in Spagna e nella Gallia meridionale. La cerimonia di consacrazione fu tuttavia celebrata solo 4 anni dopo, nel 9 a.C. L'altare si trovava in origine in Campo Marzio, vicino al mausoleo di Augusto e all'immenso orologio solare alto oltre 30 metri. L'Ara Pacis è composta essenzialmente da 2 elementi. Il primo è l'altare vero e proprio, destinato ai sacrifici e raggiungibile attraverso una gradinata frontale. Il secondo è un recinto rettangolare, posto sopra un basamento marmoreo e dotato di 2 ingressi. L'interno del recinto riproduce la recinzione in legno degli antichi recinti sacri. A tale ideale staccionata si sovrappone un fregio, costituito da una decorazione a festoni, sorretto da teschi di buoi e da patere, recipienti utilizzati per i sacrifici. La parte esterna del recinto si suddivide in 2 fasce, separate da una decorazione a meandro. Quella inferiore è decorata da ricchi girali da canto di tradizione ellenistica. La fascia superiore si articola in una complessa decorazione figurata. Sui lati lunghi si distende un fregio con una processione. Sui lati corti si distribuiscono 4 pannelli che affiancano gli ingressi 2 per lato. Sui 2 lati lunghi si snodano 2 fregi che rappresentano un'unica processione disposta su 2 file. La processione è aperta dai littori, simbolica guardia del corpo munita del fascio di verghe tenuto legato assieme. Essi precedono i pontefici e gli auguri, in mezzo ai quali avanza lo stesso Augusto nella sua funzione di pontefice massimo. Seguono quindi i flamini, i sacerdoti preposti al culto delle singole divinità. Dopo i flamini procedono i membri della famiglia imperiale. In testa si trova Agrippa, il genero di Augusto, anch'egli con il capo velato. Agrippa tiene con sé il figlio Gaio Cesare. Seguono gli altri componenti della famiglia, tra i quali Giulia Maggiore, figlia dell'imperatore e moglie di Agrippa. La scena nella sua interezza potrebbe alludere all'inaugurazione oppure alla consacrazione dell'Ara. Si tratterebbe in ogni caso di una ricostruzione ideale. Sui lati corti del recinto si collocano 4 pannelli che celebrano la storia mitica della città di Roma. Sul lato dell'ingresso principale, il primo pannello di sinistra rappresenta il cosiddetto Lupercale, cioè il ritrovamento dei gemelli Romolo e Remo da parte della lupa. I 2 personaggi ai lati raffigurano il dio Marte e Faustolo, il leggendario pastore latino che raccolse e allevò con la moglie Acca Larenzia i 2 gemelli. Nel secondo pannello a destra dell'ingresso principale è rappresentato Enea, che col capo velato e affiancato da 2 giovani officianti è intento a compiere un sacrificio agli dei in compagnia del figlio Ascanio. I 2 pannelli che presentano miti legati alle origini di Roma sono un richiamo al recupero delle antiche tradizioni e all'idea di Augusto come nuovo Romolo, come colui che aveva rifondato Roma dopo le guerre civili, 2 temi chiave della propaganda augustea. Accanto alla porta dell'altro lato corto si trova l'allegoria della nuova età dell'oro, la raffigurazione della terra abitata dalla stirpe umana, la Saturnia Tellus, secondo l'identificazione più accreditata. La divinità è seduta su una roccia e tiene in braccio 2 neonati che giocano cercando il suo seno. Sul suo grembo sono poggiati alcuni frutti e nei capelli porta una ghirlanda di spighe di papaveri. Dietro di lei crescono spighe, papaveri e altre piante.
è il simbolo della fecondità e della prosperità della nuova età dell'oro inaugurata da Augusto. Ai suoi lati sono due aure, personificazioni gemelle dei venti di mare e di terra. Il vento di terra vola, seduto su un cigno, mentre il vento di mare è seduto su un mostro marino aggiogato al suo servizio. I venti portano pioggia e bel tempo, favoriscono la crescita della vegetazione e la fecondità dei campi e sono perciò strettamente legati alla dea verso la quale guardano con venerazione. Sempre sul lato corto dell'altro ingresso, alla Saturnia Tellus fa da pandan la dea Roma, raffigurata in trono su un cumulo di armi, simbolo della gloria della città. Le immagini dei due pannelli mettono in evidenza la felicità, la ricchezza e la prosperità del nuovo momento di pace ottenuto con la virtus delle armi. Ma è la pietas, il legame tra la famiglia imperiale e l'antica religione, evidenziato dal fregio della processione, che rende possibile tutto questo.